Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Legends. Oggi finalmente giornata ricchissima di novità perché tramite l'ultimo data download abbiamo ricevuto, secondo me, un aggiornamento a livello di quality of life veramente veramente importante. Oltretutto, a partire da oggi ci siamo addentrati ufficialmente anche nella campagna dei 1000 giorni che festeggeremo con un bel po' di eventucci, a partire dai login bonus. Infatti, come potete vedere, oltre alle varie Soul Exchange, oltre alle varie Energy Tank, Skip Ticket, Campanelle e tutto quello che volete, riceveremo anche dai login questi coin col 1000 sopra. Coin che potremo andare a scambiare all'interno dell'Exchange Shop, guardate un po', con le Chrono Crystals, ma ovviamente solo per coloro che si ritrovano al di sotto delle 20.000 Chrono Crystals. Quindi per il sottoscritto, ancora una volta, zero Chrono Crystals prendibili da questo Exchange Shop, ma non ci lamentiamo, non fa niente. Detto ciò, sicuramente potrò andare comunque a ripiegare sulle Super Soul, che non saranno le Chrono Crystals, ma va bene, però almeno mi porterò avanti da questo punto di vista. Detto ciò, continuiamo a vedere un attimino cosa ci riserva questa campagna, perché abbiamo anche delle nuove summon limitate. In primis abbiamo questa qui, la 3 Days 1 Sparking. Praticamente come funziona questa summon? In primis durerà fino al 13 aprile. Sì, in teoria no, dovrebbe essere attiva fino al 13 aprile. E praticamente otterremo ogni 3 giorni un ticket Sparking garantita, con tutte le unità all'interno di questo banner che deriveranno praticamente dall'inizio del gioco fino al secondo anniversario. È una cosa carina, nulla di sbroccato, però ci può stare. Ovviamente anche nuovo badge, nuova unità esclusiva per coloro che hanno raggiunto i 1000 giorni. Quindi sì, chi avrà raggiunto oggi, o domani, o dopodomani, fra un mese, fra 3 mesi, fra un anno, fra 2 anni, fra 3 anni... Sono stato chiaro? Spero di sì. Ecco. Quando raggiungerete col vostro account i 1000 giorni di login, riceverete questo personaggio, Bulma, che tante persone avranno già ricevuto probabilmente già da questa mattina, perché avranno già raggiunto i 1000 giorni di login ovviamente. Altri invece, ad esempio come me, dovranno aspettare, credo, almeno un altro annetto, mi sa, credo proprio di sì. Comunque, detto ciò, è un personaggio, non ne ho idea, non l'ho minimamente letto in realtà, ecco, mi sto rendendo conto di questa cosa. Comunque, viola, Girls, non ho capito, è Sparking, ok? A me fa un po' rosicare questa cosa. Avevo letto la Z-Ability che è per il tag... Ah, ok, Girls o Hero. E ragazzi, è un po' rosico, vi dico la verità, perché se questo personaggio si rivela essere il viola di Girls, è rosico, perché onestamente io sentivo la mancanza di una female viola per giocare quel team, perché con 21, sì, ok, è giocabilina quella lì, ma a me non fa più impazzire ormai come personaggio. Se questa qui è pure forte, non lo so, non l'ho minimamente letta, sarò onesto. Fatemi sapere magari se avete dato voi uno sguardo al PG e cosa ve ne pare, però già la Z-Ability a me sembra veramente tanta robetta, anche perché in teoria questa qui andrebbe considerata a 7 stelle plus. E già la Z-Ability finale 30% alle Girls, va bene. Strike e Blast Attack, è già tanta roba messa così. In più, vediamo un attimo, per le unit 40% di danno inflitto per 1000 timer counts. Vabbè, carina come cosa. 20% di altre restoration per 1000 danni. Va bene. E vediamo, riduzione del danno ricevuto del 50% fin quando la combo non finisce in changing cover. Carinissima. E restore del 30% del danno ricevuto quando va in changing cover. È molto molto carina. O almeno per quello che sto leggendo. Sto rosicando. Anche perché sto personaggio sicuramente verrà outclassato da qualche altro PG quando probabilmente lo riceverò io. Quindi, vabbò, peccato. Detto ciò, cos'altro sottolineare? Hanno aggiunto questi Master Spec Pick Up. Lasciateli perdere, questo in realtà già c'era. Il Super, il GT, vi direi di lasciarlo totalmente perdere. Hanno aggiunto, eccolo qui, il Master Spec Z Limited Pick Up, attivo fino al 6 aprile, dove avremo un... praticamente un rate incrementato, quindi un drop rate incrementato per le Legends Limited a Zenkai. Ragazzi, onesto, vi consiglio di fare ogni giorno singolette giornaliere su questo banner, perché è veramente veramente buono. È praticamente la versione del banner che già esiste,
quello lì degli Zenkai, però su quello non ci sono le Legends Limited, tra virgolette, con rate aumentato. Qui invece, se non sbaglio, ogni Legends Limited dà lo 0,5, poi lo andiamo a vedere insieme, tranquilli. Abbiamo le varie boost mission, che potrebbero essere molto interessanti, se avete bisogno di Soul e tutto il resto. Mentre vediamo cos'altro è arrivato. Ecco, facciamo una cosa, portiamoci proprio all'interno delle Summon, così ne parliamo di tutto insieme. Allora, eccolo qui, questo è il Master Spec Legends Limited Pickup di cui vi parlavo. Abbiamo 24 Sparking, tutte Zenkai, con 10% sempre di Sparking Rate, con, come potete vedere, le LF allo 0,5%. È molto buona, molto molto buona, soprattutto se vi mancano tante LF a Zenkai, Zenkaiabili in realtà, o comunque Zenkai Ready. Lasciate perdere questi banner, va bene Legends All Star. Eccolo qui, è praticamente la versione migliorata secondo me di questo banner, dove qui avevamo le Legends Limited da 0,250. Molto meglio quell'altro, vi consiglio di concentrarvi su quello lì. Abbiamo lo Zenkai, come vedete, di Metal Cooler, attivo fino al 6 aprile, insomma valutate voi se farlo. Abbiamo con singolette giornaliere lo Zenkai di Cooler. E abbiamo, attenzione, anche novità per quanto riguarda le Rush Limited, che adesso a livello di ticket non sono più ottenibili direttamente dall'evento. Abbiamo anche il Champion Bonus, ragazzi, che ricordiamolo darà 1000 Chrono Crystals in totale. Quindi mi raccomando, non dimenticate di loggare e di fare il Champions Bonus ogni giorno. Ed eccolo qui, abbiamo l'Ultra Space Time Rush, che diventa lo Zenkai Ultra Space Time Rush. Perché? Perché da qui potremmo ottenere non più i ticket pullabili, ma potremmo ottenere le medals, quelle classiche insomma, che potremmo non più scambiare per gli Zenkai, ma potremmo scambiare principalmente per i ticket. Quindi sì, alla fine farmeremo comunque i ticket da qui, ma abbiamo questo nuovo item, cioè lo Zenkai Rush Medal, che servirà esclusivamente per ottenere, eccole qui, come potete vedere, le Awakening Z Power degli Zenkai. Potrete sceglierlo voi. In teoria, da ogni season di questa Zenkai Ultra Space Time Rush potremo ottenere una cosa come 25 medals. E quindi, come potete vedere, vi metterà alla scelta il gioco. Ne ottenete 25, potete scegliere o di investire tutte queste medals su uno Zenkai in particolare. Quindi vi ottenete, per dirvi, credo una cosa come, sì, 2000 Awakening Z Power di piccolo, quindi rimarrà un attimino più o meno simile alle vecchie modalità, ma differirà soprattutto nella scelta. Cioè adesso avete un'ampia scelta e soprattutto, come potete vedere, scegliete voi il personaggio e quindi avete ovviamente degli scambi limitati, ecco, un numero limitato di scambi, che però si andrà ad aggiornare sicuramente season per season dell'Ultra Space Time Rush. Come vi dicevo, le vecchie Rush Medal adesso possono essere scambiate principalmente per i ticket. Sapete cosa vedi? Cioè, me li piglio immediatamente, ecco. E ci andiamo a fare anche la multicina. Ce l'andiamo a fare così, vediamo, perché in teoria dovrebbero aver aggiornato anche il banner. Anzi, sì, hanno aggiornato il banner. Abbiamo 24 Sparking, tutte Zenkaiabili. Quindi, come potete vedere, si stanno soffermando praticamente sugli Zenkai. La Sparking è garantita, i rate sono allo 0,020, in teoria non mi torna troppo questa cosa, però in teoria dovrebbe essere forse levatuccio come rate, cioè non è basso come sembra. Vabbè, noi proviamoci a fare una... cos'è qui? Ah, c'è ancora il banner precedente attivo, va bene. Noi ovviamente, ragazzi, ci andiamo a spendere i ticket su questa qui e vado a vedere un attimo se trovo qualche altra news particolarmente importante, che mi sono perso soprattutto. Perfetto, allora, ovviamente parleremo a brevissimo anche del Legends All Star di Broly. Ci sarà il ritorno del Just Try to Surpass Me, l'evento di Vegeta Blue, poi ve lo faccio vedere, tranquilli. Da dove sarà possibile ottenere varie ricompense. Dammi Gogeta Red e siamo a... Gogeta Red! Grande, grandissimo, quello volevo, onesto. A parte un LF. Ragazzi, come vedete, è tanta robetta questo bannerino. Cioè, adesso finalmente ci concentriamo soltanto sugli Zenkai. Quindi, veramente adesso ha tanto senso pullare questi ticket. Per il resto, chiudendo il discorso legato alle Zenkai Ultra Space Time Rush, come vedete abbiamo adesso tre Rush.
Sì, sembra tutto oro, ma non totalmente, perché se prima potevamo fare tranquillamente queste rush con l'auto select e quindi con l'auto farming, quindi mettevamo il gioco a farmare da solo, adesso purtroppo non è più possibile perché comunque, come potete vedere, il livello è drasticamente aumentato. Abbiamo 5 stage in teoria per ogni rush, vediamo. Sì, in teoria dovrebbero essere per ogni rush 5 stage. Anzi no, per il primo 3, mentre per gli altri 2 5, ma sicuramente la difficoltà sarà molto più elevata rispetto a prima e purtroppo per chi non ha un account ben fornito di personaggi, soprattutto ben livellati, ben boostati, sarà un bel po' difficilotta come cosa. Ovviamente nulla che non si possa fare, attenzione, sempre a livello di PvE parliamo di difficilotta, nulla che non si possa fare col bug classico dei bot, dove praticamente li mandate in bambola. Vi lascio magari il link in descrizione o magari nei commenti o magari ricordatemelo, ditemi: Blazy, mi mandi il video dove fai vedere il trucco per battere i bot facilmente, e ve lo mando immediatamente, ecco. Tramite quel trucchetto dovrebbe essere tutto veramente fattibilissimo al top. Per il resto mi sa che non ci siamo persi nulla, anzi possiamo fare tranquillamente una cosa, possiamo spostarci a questo punto all'interno di DBZ Space, andiamo a vedere un attimo se riesco a trovare la sezione dedicata al Just Try to Surpass Me. Allora, non riesco a trovarla purtroppo, ma vi elenco un attimino cosa che riceveremo da quell'evento, perché... Allora, in teoria non ci viene detto da quando partirà l'evento, ma riceveremo come premi Ticket All Star 5, quindi per il banner che adesso è confermato sarà di Broly e di Demon King Piccolo. Riceveremo poi Ticket Super Master Spec e di nuovo Ticket Misteriosi, che, guarda un po', durante l'ultimo evento, durante l'ultimo Just Try to Surpass Me, si sono rivelati essere i ticket della nuova step up di Kid Buu. Quindi sì, potenzialmente, nel momento in cui uscirà questo evento, potremmo ricevere già in anteprima i ticket per una nuova step up, probabilmente con nuova LF, e che credo potrebbe uscire a questo punto durante il mese di marzo. Quindi sì, ci stiamo avventurando verso addirittura quasi una LF al mese. Detto ciò, proviamo a leggere due secondini anche il nuovo Broly, che sembra essere veramente molto molto interessante, soprattutto già da solo dal punto di vista della Z-Ability e della Utility. Tra l'altro arriverà con Legends All Star, quindi banner Legends All Star, con Multisummon, con SP garantita. E questa, ragazzi, potrebbe essere veramente una cosa allettantissima. Detto ciò, vediamo un attimino cosa che fa il personaggio. Ultimate, tramite Mirability ovviamente, Restore di 50 key, ottimo, 20% di danno inflitto, va bene, ottimo. Unique Ability, 30% danno inflitto contro i Son Family, ci sta assolutamente. Quando entra sul campo di battaglia, 60% danno inflitto, cancellabile purtroppo. Riduzione del danno ricevuto del 20%, carino. Restore della salute per 60 secondi e meno 5 al costo, va bene. Per il momento nulla di sbloccato, ma attenzione, più 20% di Ultimate Damage ogni volta che utilizziamo una Strike, fino ad un massimo di 80%. Questa è una roba potenzialmente sbroccatella, perché se riuscite a pompare la Ultimate potrebbe essere veramente veramente importante il danno. Attribute Downgrade, va bene, va benissimo. Riduzione del danno del 30% fin quando la combo non finisce. In changing cover, ricordiamolo, ha anche il cover change contro le strike. Non male, non male veramente. Ed in più, distrugge randomicamente tre carte del nemico tramite la special move che è a distanza. Mentre abbiamo, vediamo la verde, più 30% danno inflitto, ok, quindi si buffa, incrementa lo speed cards, ottimo, e nullifica anche le condizioni anormali. Carina, molto molto interessante la verde, la classica da buff e che nullifica anche i debuff. Mentre per quanto riguarda l'ultimate abbiamo anche un più 30% di danno inflitto qui, che è tanta robetta, e ovviamente può essere boostabile, quindi buffabile tramite le strike. Come se non bastasse, abbiamo anche la Blast Armor durante l'Ultimate ed abbiamo due strike che si porta dietro il personaggio. A 6 stelle abbiamo, anzi a partire in realtà dalle 2 stelle abbiamo 12% al Powerful Opponent, alla salute massima dei Powerful Opponents, a 3 stelle 14% ed a 6 stelle 18%. Ragazzi, è tantissima roba già solo da quel punto di vista, già solo dal punto di vista della utility, se vogliamo anche nella bench, insomma, per boostare la salute dei Powerful Opponents.
Come se non bastasse, la carta mi sembra carina, nulla di sbroccato secondo me, almeno sulla carta, poi staremo a vedere in combattimento, però non mi sembra nulla di eccezionale, ecco, di pazzesco. Ripeto, forse la vera e propria utility di questo personaggio sta già solo nella Z-Ability. Vediamo anche Demon King Piccolo, che è un personaggio trasformabile. Come potete vedere, la main ability ovviamente lo trasforma, restore del 35% di HP, tanta robetta questa qui. Ah, e ovviamente il colore di Broly è giallo, che potenzialmente quindi fa fuori da qualunque team Tarless, perché sia Sagas from the Movies, Powerful Opponents, quindi fa fuori Tarless, ragazzi, inutile da dire. E probabilmente potrebbe anche far fuori, sì, dal Sagas from the Movies, Gogeta, se non avevate ovviamente Vegeta. Gogeta nel momento in cui utilizzate un team più basato sui powerful opponents. Abbiamo quindi con grande mago piccolo restauro del 35% di HP e chi più 100, ottimo. Distruzione delle carte e draft di altre nuove carte, carina come cosa, va bene. Unique ability da non trasformato, va bene, qui praticamente quella lì legata alla trasformazione, cioè quando possediamo 5 più sfere del drago il personaggio entra in battaglia. Oddio, è molto strana questa cosa. Possiedi 5 più Dragon Balls. Ah, ok, quando il personaggio entra in battaglia è lì probabilmente possiamo attivare la main ability. Ecco, perfetto, non mi tornava. Mentre riduciamo la sfera del drago quando il nemico probabilmente switcha, va bene. In più applichiamo i seguenti effetti fino alla trasformazione: più 45% di danno inflitto, il suono del danno del 30% e quando il personaggio entra sul campo di battaglia ci draftiamo una verde. Sono curiosissimo di vedere come si comporterà la verde di questo PG. Ed in più, più 25% di danno ricevuto al nemico, ottimo. Vediamo un attimo la verde, restore di 30 ki, cancella i buff al nemico e infligge più 3 sul substitution count. Va bene, me l'aspettavo. È buona, è molto buona, però mi aspettavo qualcosa di più rotto, onesto. Soprattutto perché se la draftava. Per quanto riguarda la special, abbiamo sempre special a distanza che non pare avere. Ok, ha un meno 60% di key recovery per 40 secondi, che sono tanti in realtà. Però, vabbè, non, secondo me non sarà nulla di totalmente sbroccatissimo. Abbiamo la trasformazione, che andiamo anche a vedere. Dove abbiamo tramite main ability poi la seconda main ability in realtà più 20% di danno inflitto, meno 5, va bene, diciamo dei potenziamenti, incrementa lo speed art di un livello quando il personaggio entra sul campo di battaglia, questa è carina come cosa, a me piacciono tantissimo i personaggi che si incrementano la velocità di pescata. Poi quando il nemico switcha personaggio, restore di 20%, restore di 20 ki in realtà, si drafta randomicamente una carta quando ne abbiamo 3 o meno e più 20% di danno inflitto per 15 secondi. Va bene, ci può stare. In più, vediamo, dopo la trasformazione infligge a tutti i nemici un più 10% di danno ricevuto dai Regeneration, Powerful Opponent o Dragon Ball Saga. Più 80% di danno inflitto, ottimo, caspita. Riduzione del danno ricevuto del 30% e più 60% la Special Move. È veramente caruccio questo qui, caspita. Kumiki ha ovviamente in Z-Ability più 30% al DB Saga, Regeneration e Powerful Opponent a 6 stelle. A 3 stelle 24%, caspita ragazzi, è veramente carino sto coso. Allora, 2 stelle DB Saga, ma a 3 stelle già ottiene Regen, ragazzi. Questo probabilmente sarà il viola titolare per Regen. Abbiamo finalmente un viola di buonissimo livello per i Regen. Già avevamo in realtà Buan da testare, poi vedremo a 7 stelle plus. Però comunque questo mi sembra veramente veramente molto molto carino. E come vedete anche questa roba che infligge più 10% di danno ricevuto dal tag magari Regeneration, Powerful Opponent eccetera, chissà poi se è staccabile sta roba. E tanta robetta. Il danno inflitto che non può essere cancellabile ad 80%, che è comunque alto, è molto elevato. Ragazzi, veramente novità molto molto interessanti. Fra i due personaggi, sincero, attualmente preferisco Grande Mago Piccolo. Anche se Broly, comunque ribadisco, come utility mi sembra molto molto pesantuccio per un team basato sui Powerful Opponents. Per il resto, queste erano tutte le novità. Come vedete, veramente veramente succose. Lunghissimo questo video probabilmente sarà venuto. Forse il video più lungo a livello di novità in assoluto. Per il resto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento e soprattutto ci aggiorneremo poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per scoprire
quale prossima step up probabilmente ci aspetterà e soprattutto magari anche novità sul nuovo, insomma, sulla nuova modalità. Detto questo, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete e noi ci diamo appuntamento al prossimo video.